Buonasera a tutti, ben ritrovati con il TG La Sud Sport. Come ogni venerdì siamo in vostra compagnia per mettervi al corrente le principali notizie e per presentarvi gli impegni del weekend sportivo. In apertura parliamo di calcio perché anche se il campionato è fermo per gli impegni delle nazionali, in casa Napoli non si è mai smesso di lavorare in vista della ripresa che è in calendario sabato prossimo con la trasferta degli azzurri a Udine. Importanti novità sono arrivate nella giornata di ieri sul fronte Milik con l'attaccante polacco che ha sostenuto la prima visita medica di controllo dopo l'operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Da Villa Stuart sono arrivate indicazioni incoraggianti con lo staff del professor Mariani che ha quindi dato il via libera alla seconda fase delle terapie durante le quali Milik ricomincerà a correre con il pallone. Tra un mese ci sarà un'altra visita, ma sicuramente aumenta l'ottimismo e l'ipotesi di rivedere il bomber polacco in campo per febbraio sta diventando sempre più concreta. Nel frattempo, la società azzurra ha iniziato a guardarsi intorno sul mercato. A gennaio dovrebbe arrivare un terzino sinistro con Ghoulam impegnato in Coppa d'Africa e potrebbe arrivare anche un attaccante da affiancare al rientrante Milik, visto che le prestazioni di Gabbiadini finora non hanno convinto allenatore e tifoseria. È calda la pista che porta a Simone Zaza, poco utilizzato e ancora a corto di gol nella sua esperienza d'oltremanica al West Ham. Viva anche l'ipotesi di uno scambio con la Sampdoria del patron Ferrero, che avrebbe offerto al Napoli Muriel per Gabbiadini. Mentre pista più suggestiva, ma sicuramente anche più complicata, è quella che porterebbe all'ombra del Vesuvio l'attaccante del Genova, Leonardo Pavoletti. E dunque, con il calcio ai box, i riflettori sono puntati soprattutto sul basket in un fine settimana che si preannuncia infuocato per i tifosi delle squadre campane. Due sfide di grandissimo fascino: in A1 femminile, domani sera alle 20:30 sarà impegnata la Dike Napoli al Pala Caravita di Circola e i ragazzi di Nino Molino riceveranno le campionesse d'Italia di Schio. Per battere la capolista, che finora le ha vinte tutte, servirà un'impresa alle arancioblu ancora orfane di Pastore e Gemelos. La perdurante indisponibilità del Pala Vesuvio non ha inoltre certo aiutato le napoletane, che anche questa settimana hanno riscontrato notevoli difficoltà nella gestione quotidiana degli allenamenti. L'entusiasmo per le 3 vittorie consecutive e il calore della tifoseria amica saranno le armi grazie alle quali la Dike proverà in ogni modo a dar filo da torcere alla corazzata della Famila. Altrettanto avvincente e sentito il match della settima giornata di A1 maschile tra Sirigas Avellino e Grissinbon Reggio Emilia. Domenica alle 18:15 al Pala del Mauro va in scena lo scontro che servirà a decretare quale delle due compagini è la rivale numero uno di Milano nella corsa allo scudetto. La squadra di Sacripanti si presenta di nuovo al cospetto del pubblico di Avellino dopo la brutta sconfitta rimediata martedì in Champions League contro i belgi dello Stenda. Con la Grissinbon però sarà una partita completamente diversa. Gli Irpini faranno di tutto per vendicare l'eliminazione subita proprio per mano degli emiliani nella serie di semifinale della passata stagione. Allo stesso orario, in campo anche Caserta, sul parquet di Cantù, con una vittoria, gli uomini dell'Agnello potrebbero agguantare al terzo posto in classifica proprio la squadra che uscirà sconfitta alla super sfida di Avellino. E ora ci spostiamo in piscina perché dopo un turno di riposo torna la Serie A di pallanuoto. Domani gli incontri della quinta giornata di campionato con le 3 formazioni napoletane che entreranno in azione con lo scopo di conquistare punti importanti per il morale e per la classifica. Ad aprire le danze sarà la Canottieri Napoli di Paolo Zizza impegnata alle 15, scusate, alla Bianchi di Trieste in un match che si preannuncia ostico contro la squadra locale allenata da Stefano Piccardo. I giallorossi del Molosiglio sono però chiamati a una prestazione convincente anche per riscattare il brutto cappio incassato prima della sosta nel derby con i cugini dell'Acqua Chiara. Non sarà un impegno facile, nemmeno quello che attende il Posillipo, ma almeno i rossoverdi potranno contare sul fattore campo amico nella gara delle 16 con il Savona. Battere i Liguri significherebbe scavalcarli in classifica, ma il tecnico partenopeo Mauro Occhiello ci tiene ad avvertire i suoi uomini sulle insidie che si nascondono dietro questa sfida. La Rainantes a Savona, spiega il coach, si è ben rinforzata rispetto all'anno scorso e ha dimostrato una buona condizione di forma in questo inizio di campionato. Noi stiamo lavorando bene, ma sappiamo che ogni match ha la sua storia e pertanto dobbiamo farci trovare sempre pronti, concentrati e motivati per vincere questa gara e continuare il nostro percorso di crescita. Chiude il programma e le formazioni napoletane la Carpisa Yamamay Acqua Chiara, anch'essa impegnata alla Scandone con i siciliani dell'Ortigia. Sulla carta quella delle 18 è la partita più agevole di giornata, ma un allenatore esperto come Pino Porzio sa bene che i suoi biancazzurri non possono permettersi in alcun modo di sottovalutare i siracusani, finora protagonisti di un inizio campionato di tutto rispetto, con 2 vittorie in 4 partite. Guardando adesso rapidamente tra le altre sfide del quinto turno, spicca la partita tra Sport Management e Brescia, mentre il Recco è ospite in casa della neopromossa Torino. Interessanti dall'esito incerto le sfide tra Bogliasco e Lazio e lo scontro salvezza tra Roma Visnova e Quinto.
E adesso parliamo di pugilato, perché ve l'abbiamo presentato nelle scorse edizioni, ma ora è tempo di raccontarvi cosa è successo nel primo Memorial Agostino Cossia, valido come fase di qualificazione regionale ai campionati italiani assoluti. Ad imporsi alla palestra del liceo scientifico Elio Vittorini di Napoli è stato Cristian Scogliamiglio della Napoli Box, che ha ottenuto così il pass per tentare l'assalto al titolo tricolore nei campionati di Bergamo dal 5 all'11 dicembre. Nelle altre categorie i successi sono dati a Joshua Bateng, Nika Gojasvili, Gianluca Galli e Paolo Di Lernia. Da segnalare il grande successo che la manifestazione ha ottenuto tra i tanti giovani accorsi sulle tribune della palestra del Vittorini, non solo per gli incontri, ma anche in occasione del monologo a testa alta dell'attore e regista Antonello Cossia, figlio di Agostino, il primo pugile campano alle Olimpiadi, al quale era appunto dedicato il torneo. E questa era la nostra ultima notizia, il TG La Sud Sport termina qui, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento a lunedì per la prossima edizione del nostro telegiornale. Ancora grazie, buona serata e buon weekend.